progredire sempre verso un più elevato grado dell'esistenza. Diceva sempre mio padre, chissà che cosa voleva dire, ma probabilmente la intendeva come la intendo io. La vera disgrazia dell'uomo è quella di essere stato messo al mondo. Facciamo sempre le domande più sceme, del resto siamo scemi, completamente scemi, storpi e scemi. Tutti sono storpi e scemi, fisicamente, spiritualmente, storpi e scemi, senza eccezione. Si esprimono solo pensieri scemi, si dicono solo cose storpie. Per quanto ci si pensi bene, ciò che si pensa è storpio. Per quanto lo si dica bene, ciò che si dice è storpio. Tutto il mondo è pervaso dalla scemenza. Tutto il mondo è storpio. Anche se esistono naturalmente cose artisticamente storpie. Artisticamente storpie. Mai stato tentato da una vita d'artista? L'attore, ecco quello che volevo fare una volta, ma sono miseramente fallito, non so tenere a mente due parole. Inoltre mio padre non avrebbe mai permesso che io diventassi un mimo. E per lui l'espressione del massimo disprezzo, usava sempre questa parola, mimo, quando disprezzava qualcuno profondamente. Mai tentato da una vita d'artista, eppure alla gente piace, tutti si accalcano sulla scena, tutti vogliono la ribalta, e non importa quale, la ribalta. Posso anche pensare che lei sarebbe un buon attore, allora lei sarebbe una miniera per un regista, potrebbe tirare fuori tutto da lei. Ma naturalmente lei potrebbe essere un grande attore, però è troppo tardi. Bisogna darsi al teatro molto presto, non a 4-5 anni come per il balletto, no? Ma a 16-17. Il teatro però mi ha sempre respinto, un mucchio di scemi che si rincorrono sulla scena.